La testa di Antonio Infantino, opera scritta dal giornalista e conduttore radiofonico Walter De Stradis, prima in assoluto dedicata all'artista di Tricarico, conosciuto a livello internazionale per la straordinaria carriera nel campo della world music e della poetica. Pubblicato per Villani Editore con la prefazione di Giovanni Caserta, il libro è stato presentato venerdì sera nella Sala dell'Arco del Comune di Potenza. L'incontro è stato moderato dal giornalista ed esperto di canzone popolare Ugo Maria Tassinari e vi hanno preso parte, oltre all'autore, all'editore, esponenti istituzionali e l'antropologo Giuseppe Melillo. Filo conduttore delle pagine, l'intervista di De Stradis al maestro Lucano. L'Infantino emerge in tutto il suo carico di vitalità ed espressività, con adesione al mondo di Ernesto De Martino. Definito vagabondo e ricercatore di un substrato permanente, interpretando il mondo greco e orfico pitagorico come luogo della purificazione, cioè della terapia. Immancabile il riferimento alla Taranta, del quale si è fatto interprete, mai banale. Infine, le collaborazioni importanti, come nel caso del premio Nobel Dario Fo.